Tu hai posto una firma su questa legge, ci vuoi raccontare perché e in che modo tu stai cercando di portare all'attenzione del Parlamento europeo il problema dell'Aquila? Allora, intanto buonasera, io vi ringrazio per essere qui stasera e non è un ringraziamento dovuto, scontato, semplicemente so quanto sia difficile continuare ad ascoltare. So quanto sia difficile continuare a cercare di fidarsi. Parecchi di colleghi mi hanno detto, quando già 2 mesi fa avevo pensato di fare una cosa del genere, un evento del genere che ho proposto al Parlamento europeo e ho proposto al gruppo dell'ALDE, molti miei colleghi italiani me l'hanno sconsigliato perché mi hanno detto guarda che l'Aquila non partecipa più, perché comunque gli aquilani sono molto stanchi. E capisco questa stanchezza, la ritengo anche giustificata, più che giustificata, per cui vedere che invece siete qui numerosi per me è abbastanza confortante. E prima di rispondere alle domande di Francesca, io volevo intanto ringraziare Lili Centofanti per aver letto quell'elenco, perché è molto difficile leggere il nome di una persona che ti è cara. E quindi la sua... quello che lei oggi ci ha regalato per l'ennesima volta lo capisco perfettamente, lo capisco molto da vicino. E soprattutto credo che le 309 vittime dell'Aquila in qualche maniera siano anche vittime di mafia. E dico questo perché io sono presidente dell'Associazione Nazionale dei Familiari delle Vittime di Mafia e in quell'associazione ci fanno parte fratelli, figli di magistrati, di poliziotti, di carabinieri, di giornalisti, io sono figlia di un giornalista ucciso dalla mafia. Fa parte, una piccola parte, scusate il gioco di parole, di gente che ha cercato di non piegare la schiena, di gente che ha cercato comunque di dare il proprio contributo a questo paese. E paragono queste 309 vittime, e anche voi, perché siete comunque vittime di mafia, siete vivi ma comunque avete vissuto sulla vostra pelle, forse l'avete vissuta proprio allo stato più puro. E parlo di mafia perché comunque quello che è stato fatto in tutti questi anni e poi nell'immediatezza e poi in questi 21 mesi a me sa proprio di modalità mafiosa, con una differenza che probabilmente non avremmo mai ascoltato boss mafiosi ridere qualche istante dopo il terremoto nelle intercettazioni, con un'altra differenza che la gente avrebbe trovato una... se c'è una finestra non lo so cos'è, però... grazie. Dicevo, con una differenza altrettanto incredibile è la rassegnazione. Io sono stata all'Aquila, questa per me è la terza volta, sono arrivata all'Aquila pochissime ore dopo il terremoto, perché io ai tempi non ero ancora parlamentare europeo, ero in campagna elettorale, le elezioni si sarebbero tenute il 6 e il 7 di giugno più o meno del 2009, adesso non ricordo, ma credo che sia quello il periodo. E io lavoravo e lavoro, nel senso che sono ancora strutturata lì, ma sono in aspettativa per motivi istituzionali, al Dipartimento Regionale di Protezione Civile della Regione Sicilia. È un lavoro che faccio da 11 anni, lo faccio non perché sono stata assunta lì, ma lo faccio perché prima ancora che la Protezione Civile in Sicilia venisse istituzionalizzata, avevo chiesto di poter far parte di quell'ufficio. Per cui ho visto in questi 11 anni veramente tantissimi eventi, Sarno, 15, Santa Venerina, il terremoto di Santa Venerina, l'eruzione dell'Etna concomitante al terremoto di Santa Venerina, concomitante anche quello per esempio al terremoto di San Giuliano di Puglia, dove sono morti i bambini e quella maestra. Per cui per me vedevo la protezione civile come qualcosa di assolutamente nuovo, completamente da esplorare. E andando indietro con la testa, se penso ai grandi eventi di protezione civile, non i grandi eventi che intende Bertolaso,
grandi eventi e le grandi tragedie della protezione civile. Io mi ricordo dell'Irpinia, mi ricordo del Friuli perché mio padre ci è andato a fare il volontario, quindi ricordo che aveva portato giù delle fotografie, dei cartelloni. Mi ricordo l'Irpinia per esempio perché c'è un'immagine della RAI che ha filmato mio padre con una pala in mano su un cumulo di macerie. Però per esempio quello che a me è rimasto in mente è che incredibilmente ha smosso Zamberletti, che ha poi da quell'evento fatto su, messo su la legge di protezione civile, la prima legge, la 225 del 92, e il piccolo Alfredino Rampi caduto nel pozzo di Vermicino. E da quello poi in Italia, grazie a quella morte così, così tragica e così incredibile, è stata strutturata, è stata redatta una legge che si potesse occupare degli eventi di protezione civile. Per cui fare questo mestiere lo fai soprattutto in Sicilia, dove non ci sono grandi fondi, soprattutto in Sicilia, una regione che pensa magari ad assumere 24.000 funzionari precari, eccetera, però poi se deve mandare i suoi funzionari che si occupano di protezione civile alle 15 dell'Etna, ci vanno con la propria macchina, con i propri cellulari, senza nessun dispositivo di protezione personale, eccetera. Per cui lo si fa veramente con il cuore. E quando c'è stato il terremoto, io ero un'aspettativa, ho scritto una lettera al mio capo dipartimento chiedendo che venisse revocata il mio dispositivo di aspettativa e ho chiesto di potermi recare in missione all'Aquila. Dalla mia giocata il fatto che sono un coordinatore di soccorsi in emergenza, vecchie figure volute soprattutto dal professore Enzo Barberi, colui il quale insomma ho mandato a casa perché doveva arrivare l'espertone di Roberto Raso. E posso dire di aver lavorato con orgoglio, insieme al professor Barberi, di essere stata addestrata. Di essere stata addestrata da un corso di disaster manager, di protezione civile. Per cui, quando sono arrivata all'Aquila, dopo pochissime ore, ripeto, le prime immagini che mi sono trovata di fronte erano quelle di persone con addosso delle coperte che vagavano, che giravano, senza una meta, senza qualcuno che si rivolgesse a loro per dirgli di dove andare, anche spesso per chiedergli di che cosa avete bisogno. Io e altri miei colleghi sono andata al COC di Torninparte, che è a pochissimi chilometri da qui, e allestimmo il campo di accoglienza nel campo sportivo. Da Ricoma, che era poco distante, quello lo sapete molto, molto meglio di me. Quello che mi ha colpito è che anche per noi funzionari, con addosso una divisa, c'era una incredibile forma di militarizzazione del territorio. Anche per noi era impossibile accedere a determinate porzioni di territorio. E soprattutto a noi venivano dati degli ordini che sembravano anche molto strani, del tipo, ricordo che durante un briefing ci fu comunicato che c'era una comunità che viveva in campagna, in montagna, e non avevano la minima intenzione di abbandonare le loro case, perché comunque qualcosa era rimasto in piedi e loro si sentivano fortemente legati a quello che restava delle loro case e ai loro territori. Allora noi con un briefing proponemmo di di allestire in brevissimo tempo una cucina da campo a queste persone, anche perché il freddo e la temperatura di notte scendeva a meno 4, e queste persone avevano approntato loro un capannone e si cucinavano là dentro. Parliamo tra l'altro di una comunità di circa 80 persone, senza alcun dispositivo di sicurezza, quindi la prima cosa che abbiamo pensato noi era quella di portare comunque un po' di conforto, un po' di ristoro. La risposta che fu data da Alberto Raso, motivo per cui io poi lo denunciai pubblicamente il giorno dopo che tolsi la divisa perché era finita la mia missione, la risposta di Alberto Raso fu: sognate, però non ce lo possiamo mica permettere, perché se li cuciniamo bene quelli non se ne vanno più. E quindi insomma anche noi abbiamo detto che è schifo, ed è ben poco, però quando noi abbiamo cercato di dire alla gente, di far capire alla gente che non bisognava stare ad aspettare,
abbiamo cercato di dire alla gente, io per esempio ricordo che nelle tende, nell'immediatezza, non poteva neanche passare la rete. Cioè era proibito portare internet nella rete, se vi ricordate. Era proibito fare riunioni non autorizzate. Lo se vi ricordate. Per cui, questo perché ve lo ricordo? Perché quando ho tolto la divisa, perché la mia missione era finita e sono ritornata al mio ruolo, ho denunciato Bertolaso, ho raccontato quello che lui aveva detto e fatto e soprattutto domandai a Bonifacio di organizzare un incontro in una tendopoli, adesso non mi ricordo qual era, a Compito, andammo là e mi trovai di fronte, parliamo dei primi giorni del mese di maggio, 4 maggio 2009, e mi trovai là delle persone che quando io cominciai a dirgli guardate, state attenti perché adesso cercheranno di fare questo e quest'altro, mi trovai di fronte a della gente che in qualche maniera mi disse scusi ma lei viene qui per confortarci o viene qui per buttarci giù moralmente? Io dissi guardate, se volete ascoltare una favola andate al cinema, andate da un'altra parte. Io come dovere, e soprattutto per onestà intellettuale, io sento il dovere di dovervi dire quello che rischia di accadere, che poi purtroppo è successo. Perché avendo lavorato per tanti anni, vivendo in Sicilia, una terra che da un lato è palestra di protezione civile, ma dall'altro ricordiamoci il Belice, Gibellina, le baracche nella Valle del Belice sono state dismesse 6 anni fa e sono passati più di 40 anni. Allora, la prima volta ci venni con una divisa addosso, la seconda volta a distanza di meno di un mese ci sono tornata per cercare di scuotere le coscienze. Adesso ci sono tornata perché volevo rendermi conto di persona se qualcosa fosse cambiato e come. Premessa che qualche mese fa era venuto il mio collega De Magistris in visita con la Commissione Controllo di Bilancio, di cui faccio parte anch'io, sono componente anch'io. E quando parlai con Luigi e gli chiesi la sua impressione, Luigi mi disse molto direttamente, mi disse, sai Sonia, vedere la zona rossa dell'Aquila sembra l'esatta percezione delle operazioni di facciata che questo governo e lasciatemi anche questo Stato è in grado di fare. Per cui siccome si sente sempre parlare di ricostruzione, a prescindere dal progetto base, si sente sempre parlare di un meccanismo che si è messo in moto e di cui gli aquilani sono partecipi, io qualche mese fa ho proposto questo progetto e ho chiamato le persone che sono qui al tavolo proprio perché volevo che condividessero con me un percorso che apparentemente a voi forse sembrerà culmine oggi qui con questo dibattito, no. Noi abbiamo cominciato questa mattina entrando in zona rossa e devo dire grazie alle persone che ci hanno accompagnato perché a un certo punto forse abbiamo girato moltissime immagini e queste persone forse a un certo punto si sono rese conto che non eravamo lì per fare la solita visita istituzionale ma che volevamo capire perché vogliamo denunciare, vogliamo capire a chi addossare le prime responsabilità. E allora loro stessi ci hanno detto venite qua, vi facciamo vedere delle cose. Noi non potremmo stare qui, per quanto sia zona rossa e voi avete l'autorizzazione, non potreste vedere queste cose. Allora, poco fa Loris diceva, puntellare le macerie. Ci sono cose che vanno oltre. Che senso ha cercare di mettere in sicurezza un edificio che è appoggiato ad una gru, è retta da una gru, in quelle immagini l'avete vista perché nessuna telecamera se non la nostra credo ci sia arrivata oggi, che senso ha puntellare un edificio che si regge perché è appoggiato ad una gru e appena hanno provato a girare la gru di 15 gradi si è visto proprio il percorso che la gru ha fatto incidendo sul cornicione che non è in piedi per nulla, anche all'interno è solo macedia. Ci basterebbero 50.000 euro per demolirlo e invece perché c'è qualche interesse neanche tanto oscuro, perché abbiamo cominciato già oggi a capire di chi è quell'edificio, a chi è stato affidato il lavoro, eccetera, chiederanno 2,5 milioni di euro per il puntellamento. Per esempio, abbiamo visto un edificio sempre in zona rossa,
il cui affidamento è stato posto in essere 20 mesi fa, 20 mesi fa. Quell'edificio è intatto, così come si è, la parte del solaio si è piegata su se stessa esattamente la mattina del 7, cioè il giorno dopo. Nessun intervento di puntellamento è stato fatto a quell'edificio in 20 mesi, eppure i lavori sono stati affidati. Abbiamo visto, per esempio, del materiale che serve a puntellare, che apparentemente sembrava acciaio, poi ci siamo avvicinati ed era legno colorato nello stesso colore delle altre puntellature che c'erano un po' più avanti, che invece erano d'acciaio. Perché? Perché doveva essere fatto tutto in acciaio, siccome quello era stato fatto in legno, copriamo gli imbrogli pitturando dello stesso colore le facciate. Questa è l'operazione di facciata. Vedere per esempio i capitelli messi a terra davanti alla chiesa di San Pietro, se non mi sbaglio, con sopra la scheda di accompagnamento in bella vista, come se qualcuno debba arrivare lì pronto per vedere, e accanto c'era una piccola montagnetta di neve e ghiaccio, che senso ha? O tuteli quello che ti resta è questo bene e ci metti sopra un telo. E poi soprattutto un'altra cosa, noi abbiamo visto oggi pochissimi operai. E quando abbiamo chiesto, scusate, ma perché così tanti operai in zona rossa? La risposta è stata perché stanno finendo circa il 90-95% della messa in sicurezza del puntellamento. E quindi quando inizieranno la ricostruzione? La risposta è stata non si può iniziare la ricostruzione perché non ci sono i progetti. Perché non ci sono i progetti? Perché non è stato fissato, per esempio, il parametro di indennizzo al metro quadro e quindi non è possibile fare i progetti. Allora, da cittadina che si rompe le scatole, ma soprattutto con una responsabilità di un ruolo istituzionale al Parlamento europeo, che fortunatamente è diverso dal Parlamento italiano, la prima cosa che mi viene da pensare è che intanto già domani mattina, ma in realtà l'abbiamo fatto oggi pomeriggio, abbiamo chiesto, questo ve lo dico perché così è giusto che voi sappiate, abbiamo chiesto intanto alla Commissione Controllo di Bilancio di verificare la possibilità di fare un'altra visita, perché la visita che è stata fatta precedentemente sappiamo essere stata boicottata, nel senso che comunque hanno creato dei problemi ai colleghi che erano venuti qui per vedere. Ho già risposto a due funzionari della Commissione europea che erano venuti ad aprile dello scorso anno per venire a vedere se per caso erano state compiute irregolarità. Questi due funzionari hanno risposto testualmente che non c'era nulla, nessuna irregolarità era stata compiuta, che i fondi dati dall'UE sono spesi, li stanno spendendo così secondo i criteri. Al che io oggi ho chiesto al mio ufficio di mandare una lettera a questi due funzionari chiedendogli di incontrare immediatamente per chiedergli quale città hanno visto. Perché a me non risulta assolutamente nulla tutto quello che hanno scritto loro in quella relazione. Perché hanno scritto? E hanno scritto, allora io faccio un piccolissimo esempio, signora. Lei si ricorda lo scudo fiscale, vero? Quello strumento abnorme fatto per la mafia dalla mafia, no? Per reintrodurre capitali illeciti in Italia pagando proprio un minimo. Allora, quando noi abbiamo visto che anche questo ennesimo documento era stato firmato come se fosse veramente la partecipazione ad un telegramma, il mio gruppo al Parlamento europeo, all'ALDE, ma l'abbiamo fatto noi dell'Italia dei Valori, abbiamo fatto un ricorso alla Commissione europea sullo scudo fiscale. È ovvio che, visto che il mio collega Luigi De Magistris è presidente della Commissione di Bilancio, che è la commissione dopo APET, la commissione più importante, perché sono lì che girano i soldini e là vengono effettuati i controlli sui soldi che girano, abbiamo cercato di capire attraverso dei funzionari della commissione, funzionari italiani, in che maniera potevamo portare avanti il ricorso e se c'era qualche mediazione da poter portare avanti. Sapete qual è stata la risposta da questi funzionari italiani? Intanto ci hanno detto noi vi incontriamo, ma vi incontriamo di nascosto. Okay? Dopo ci hanno detto guardate che Tremonti ha messo in Commissione europea uomini del
governo italiano che stanno rendendo ridicolo persino l'idea di aver presentato il ricorso nei confronti dello scudo fiscale. Credo di averle risposto. Ora, volendo fare i ragionieri, no? Volendo fare, proprio invitandosi a fare qualche calcolo, noi l'anno scorso al Parlamento abbiamo votato all'unanimità, e devo dire veramente all'unanimità, perché davanti a questa cosa non c'è partito, non c'è assolutamente schieramento politico che tenga, abbiamo votato all'unanimità lo stanziamento di 497 milioni, se non mi sbaglio, di euro presi dal Fondo di Solidarietà. A questi soldi dovete aggiungere altri 193 milioni che facevano parte del Fondo di Sviluppo Regionale Abruzzo, che sono stati distolti dal Fondo di Sviluppo Regionale per essere uniti a questi fondi dati dal Parlamento Europeo. Mi si diceva oggi che questi soldi sostanzialmente sono andati per coprire il progetto casa, per finanziare il progetto casa. Però io faccio una domanda: quindi il progetto casa è partito molto prima. Noi i soldi li abbiamo stanziati, ne abbiamo approvato lo stanziamento dopo. E quindi ho detto, se quei soldi non fossero stati stanziati, il progetto case come poteva andare avanti? Dice, no, guarda che comunque la protezione civile ha dato 700 milioni di euro. Mettendo insieme tutte le cifre, c'è un ammanco di 236 milioni di euro tra i conti che abbiamo fatto noi oggi. 236 milioni di euro. E ma chissà qua... più, eh? Ecco, infatti, sto dicendo questo, chissà quanti altri fondi ci saranno. Lo abbiamo scritto almeno da un anno e mezzo. Qua su tutti i documenti di Facebook, sulla stampa locale, eccetera. Se vuole dopo glielo spiego. Mi dovrebbe dare i documenti così io li porto in Parlamento, sa perché? Perché questi due funzionari hanno dichiarato che non è stata compiuta nessuna irregolarità, ma il mio collega che ha fatto un'interrogazione sui fondi, sull'utilizzo dei fondi europei in Abruzzo, la Commissione europea ha risposto testualmente che poiché non ci sono ufficiali notizie di irregolarità e di reati, la Commissione europea non può agire solo per notizie apprese a mezzo stampa. Quindi se siamo in grado di produrre documentazione che attesti l'effettivo compimento di un reato, per favore facciamolo. Io in questo momento voglio essere uno strumento nelle vostre mani. Sono un parlamentare, gradirei essere usata come parlamentare, nel senso che mi date lo strumento, faccio le denunce, ma ho già chiesto al mio ufficio di chiedere al gabinetto del Presidente del Parlamento quali strade possiamo percorrere per poter portare la vicenda aquilana in plenaria, cioè in dibattito del Parlamento Europeo. Perché? Perché l'immagine che gira dell'Aquila in tutto il mondo, ribadisco in tutto il mondo, è una fotografia falsa, è una fotografia che non esiste da nessuna parte, perché è una città fantasma di se stessa. È una città che, come diceva Loris, forse continuando di questo passo, io stamattina ho incontrato un signore che passeggiava sul corso e gli ho chiesto se per caso gli fosse l'Aquila, mi hanno detto sì, però ci sono tornato da un mese e mezzo. Gli ho detto la sua casa era vicino alla chiesa di San Bernardino. E lui mi ha detto, anzi la mia casa la stanno finendo di risistemare. E lui stesso mi ha detto, però io non lo so se tornerò ad abitare qui. Perché che senso ha tornare ad abitare qui e non c'è nulla? Noi ci incontriamo, ci vediamo, parliamo e le domande e le risposte sono sempre le stesse. Come stai? Come va con casa tua, con la tua ricostruzione? A me, francamente, venire da fuori e avere questa percezione, a me sembrate, scusate se ve lo dico, vi chiedo veramente perdono, sembrate dei deportati. Io ho questa sensazione, io sono stata l'anno scorso ad Auschwitz il 27 di gennaio, Marco c'era stato lo stesso giorno pure lui, con io, ma la
siamo così, tutti ebrei con la valigetta. Con la Bibbia che abbiamo rubato l'hanno portata qui all'Aquila, ce l'abbiamo all'ingresso dell'Aquila oggi. Tutto lì, non c'è altro da aggiungere. Ma la cosa più grave, signora, secondo me, lei dice in tutto il mondo gira questo male, e lo sappiamo, e noi siamo piccoli, siamo pochi, non sappiamo come combatterlo, e quindi magari lei può essere lo strumento. Ma noi abbiamo dentro la nostra città, nei nostri 60-70 mila abitanti, la percezione di quello che è falso, che gira. Se non fosse Facebook, se non fossero due o tre persone, un po' di persone che stanno qui e che gridano la verità, e che quindi chi sa l'uso del computer magari la legge, noi qui all'Aquila siamo nelle condizioni, cioè la metà, se non più, della popolazione è convinta che è tutto io una moderna, un odio che si sta scatenando tra di noi, è stato portare anche di affrontare che c'è qualche non si può, a quello gli abbiamo risposto, guardi